Iniziamo oggi un nuovo capitolo, un nuovo argomento nel corso. Iniziamo a parlare di grafi. Grafi come struttura dati dal punto di vista informatico e come struttura dati sulla quale puoi appoggiare degli algoritmi per la risoluzione di problemi che abbiano una, se vogliamo, una struttura interna intrinseca più articolata rispetto a quella che abbiamo visto finora. Finora, tutto sommato, i problemi che abbiamo affrontato sono problemi in cui i dati sono sotto forma di elenchi. Elenchi, liste, al massimo matrici, e si lavorava lì. Veniva a mancare un pochino l'aspetto relazionale dei collegamenti tra i vari elementi, che invece è presente in molti tipi di problemi effettivi, reali, del mondo reale, no? Allora, per poter affrontare problemi reali più articolati, che è una struttura interna un pochino più complessa, abbiamo bisogno di una parentesi, no, per conoscere una struttura dati nuova. Finora, diciamo così, dal punto di vista, diciamo così, matematico-teorico, le strutture dati su cui lavoravamo essenzialmente sono o insiemi o sequenze, ok? Che poi in Java le chiamiamo list, le chiamiamo hash, le chiamiamo set, ma alla fine derivano da quei due concetti molto semplici. Mentre invece i grafi sono qualcosa un pochino più articolato. Allora, vediamo che cos'è. La prima oretta di chiacchierata sarà un pochino più sul teorico, no? Daremo una serie di definizioni e poi dopo ovviamente passeremo velocemente alla parte applicativa. Allora, però ci saranno delle definizioni precise, perché altrimenti poi ci perdiamo quando le cose si complicano. Allora, un grafo, questa definizione, è un insieme di punti e linee, di punti, e un insieme di linee che collegano i punti di cui sopra. Quindi questa è una definizione molto semplice, è un insieme di punti che chiamo vertici del grafo, quindi sono elementi puntiformi in un certo senso, individuali, li possiamo chiamare, raramente li chiameremo punti, più spesso li chiamiamo vertici oppure nodi. Vertici o nodi in questo contesto sono sinonimi. E poi ci sono le linee che collegano questi nodi, questi punti, questi vertici tra di loro, e queste linee le chiamiamo archi. Poi in inglese la parola arco si può tradurre sia come edge che come arc, in italiano invece usiamo l'arco, non abbiamo questa sfumatura, oppure linea, ma normalmente parleremo di archi e vertici o nodi e vertici. Scusate, o nodi e archi, no. Quindi la struttura è relativamente semplice. Abbiamo una serie di, molto astratta in un certo senso, una serie di punti che chiamiamo vertici, una serie di linee che collegano a due alcuni dei vertici, non necessariamente tutti. Questa vignetta qua ci fa capire che in campi diversi delle scienze, ma anche non delle scienze solamente, si usano notazioni di questo genere, che hanno nomi particolari, hanno meccanismi e regole di funzionamento particolari, ma se le vedo dal punto di vista matematico, tutte queste rappresentazioni si somigliano, sono state volutamente disegnate in questo modo simile per far capire che la struttura matematica sottostante è esattamente la stessa. Quindi noi facciamo il percorso un pochino inverso, studiamo prima la parte astratta e poi avremo uno strumento in più che potremmo usare, no, per andare a trattare certi tipi di applicazioni. Ovviamente questa è una semplificazione abbastanza forte, no? Chi fa chimica sa che non c'è un solo tipo di legame, quindi questi archi non sono tutti uguali, no? Dipende, così come gli atomi non sono tutti uguali,
Ma questo, complicando anche un pelino il modello matematico, ci permetterà, potremmo anche, lo prenderemo spunto per dire, vabbè, dentro il vertice c'è un po' di informazione che spiega di che tipo è, dentro un arco c'è un po' di informazione aggiuntiva e così via. Quindi chiaramente il modello matematico di base è molto semplice, ma poi noi possiamo arricchirlo facilmente delle informazioni che ci servono per poter affrontare il problema applicativo che ci interessa. Ecco, un'altra nota sulla terminologia: la parola graph si usa almeno in 3 contesti diversi e cerchiamo di non confonderla. Un graph è il grafico di una funzione. Un graph è anche un grafico di Excel, un chart, no? Oppure è l'oggetto matematico. Ok, allora la parola graph in inglese si può usare per tutti e 3 i casi. È più corretto, in questo caso sotto, chiamarlo chart, no? Un diagramma. Anche se in italiano non si usa particolarmente la parola diagramma, in questo caso continuiamo a usare un grafico, no? Grafico a barra e grafico a torta, usiamo la parola grafico. La parola grafico è la stessa che usiamo anche quando facciamo il grafico della funzione. In inglese anche questo si può chiamare graph, ma più correttamente lo chiameremo il plot della funzione. E invece dal punto di vista matematico, il graph dal punto di vista matematico non ha altri nomi, si chiama grafo e basta, e in italiano usiamo il termine grafo, che per fortuna grafo è una parola talmente strana che in italiano non ha altri usi, non è ambigua per noi, no? Quindi per noi non crea problemi. Se andiamo a cercare documentazione in inglese, fate attenzione: quando cercate grafo molto spesso c'è un'ambiguità tra il grafo matematico e il grafo, diciamo così, a modo di diagramma. Sulle mail list delle librerie che usiamo, una domanda su 10 è: ma perché non riesco a vedere i grafici colorati? Perché sta libreria fa un'altra cosa, no? Ti confondi. La teoria dei grafi come, diciamo così, branca della matematica è relativamente recente, insomma 100 anni, no? 100 anni scarsi, di questo matematico che si chiamava Koenig. Ma in realtà dei problemi individuali, singoli, che poi dopo sarebbero stati ricondotti a casi particolari della teoria dei grafi, esistono da sempre, no? E uno dei problemi più, diciamo così, storicamente carini da raccontare è quello del problema dei 7 ponti di Königsberg, che già dal 700, no, era, diciamo così, usato come passatempo nei salotti. No, dei nobili, per dire proviamo a risolvere questo rompicapo. Rompicapi di questo genere, problemi di questo genere, diciamo, molto popolari, ma solo dopo, diciamo, solo nel Novecento, si è poi costruita la teoria che li mettesse tutti insieme, no? Che gli permettesse di dare delle risposte matematicamente solide a questi problemi. Negli 700 Eulero è già riuscito a fare la dimostrazione, ma in quel caso specifico non aveva ancora la teoria per dare la dimostrazione nel caso generale, che a noi invece tra qualche settimana sembrerà banale. Giusto per capire cos'è questo problema, no, dei ponti di Königsberg. Königsberg è una città che esiste davvero, oggi si chiama Kaliningrad, no? È in Russia, più o meno qua sul Mar Baltico, e è la città in cui sfocia un fiume famosissimo che si chiama Preger, no? Mai sentito, ma ha la caratteristica questo fiume di formare 2 isolette, no? Al centro della città. E quindi i costruttori della città negli anni hanno costruito dei ponti, no? In particolare la disposizione dei ponti è questa: quindi B è un lato, una sponda del fiume, terraferma, C è l'altra sponda del fiume, sempre terraferma, poi abbiamo un'isoletta che chiamiamo A per semplicità e un'isoletta che chiamiamo D. E poi ci sono 7 ponti, A piccolo che collega la terraferma B con l'isola A, C piccolo, D, B, F e G, e poi c'è il ponte E che collega tra di loro le 2 isolette. Allora, il rompicapo, no? Era
è possibile farsi una passeggiata tra i ponti di Königsberg? È possibile partire da un punto della città, farsi una bella passeggiata che attraversa tutti e sette i ponti e ritornare al punto di partenza? E se è possibile, magari come? Stiamo pensando, stiamo camminando, quindi non devo passare due volte allo stesso ponte, ma devo ritornare al punto di partenza. Allora, una delle prime cose che scopriremo è che il punto di partenza a questo punto non ci interessa, potete sceglierlo a piacere, perché tanto stiamo disegnando un percorso chiuso e che quindi posso partire da qualunque punto, tanto ritorno sempre in quel punto lì. A occhio non è facile da trovare, no? No, perché non si può in realtà, non esiste nessun percorso di questo tipo, non è possibile. In questo caso, appunto, Euler è riuscito a dimostrarlo facendo una serie di ragionamenti su quel caso specifico. No? Noi più avanti parleremo proprio di cicli euleriani, che proprio prendono spunto da questo problema che ha risolto Eulero, e daremo le condizioni necessarie e sufficienti affinché esistano. Adesso non lo possiamo ancora dire. E daremo anche un modo per risolverlo. Vale, qui ci sono sempre il solito vignettista che ha dato altre soluzioni alternative, tipo costruisco un ponte in più, oppure mi clono, oppure mi teletrasporto, o semplicemente distruggo uno dei ponti. Perché in realtà il problema è uno. Avere un ponte in più o un ponte in meno mi permette di risolvere il problema, no? Rende il problema risolubile. Poi vedremo appunto le condizioni. Vabbè. Questo era un problema specifico. Potremmo metterci lì a cercare di risolverlo, potremmo metterci lì anche con un algoritmo ricorsivo, no? Parto dal punto A e vado a vedere quali sono le mosse possibili, vado a vedere, costruire tutte le possibili passeggiate, vedere se ce n'è almeno una che dopo aver toccato tutti i ponti ritorna nel punto di partenza. No, potrei farlo per numerazione. In realtà vedremo che avendo un pochino di, diciamo così, di rappresentazione formale sotto, più solida, quindi vista non come problema a sé stante, ma come un'istanza di un problema di grafi, si risolve molto più facilmente. Allora, i grafi noi li rappresentiamo in modo astratto, per ora con disegnini di questo genere, in cui non si capisce più se questo puntino è la terraferma, è una molecola di carbonio o quello che è semplicemente per noi un vertice, e andiamo a studiare le proprietà che possono avere questi oggetti matematici, questi grafi. Ad esempio, la maggior parte dei grafi con cui avremo a che fare sono grafi che chiameremo semplici. Un grafo semplice è caratterizzato dal fatto che per ogni coppia di vertici, ad esempio questo e questo, o c'è un arco oppure non c'è, come tra questo e quest'altro. Se un grafo non è semplice, significa che tra una coppia di vertici e un'altra, cioè tra due determinati vertici, potrebbero esistere più archi che li collegano. In questo caso lo chiameremo multigrafo. Quindi, dati due nodi, vogliamo sapere se, cioè, o meglio, ci interessa solamente sapere se sono collegati o no, oppure ci interessa sapere se hanno anche più collegamenti diretti tra di loro. Ecco, guardiamo il nostro problema dei ponti, vediamo che tra la terraferma B e l'isola A ci sono due ponti, il ponte A e il ponte B. Quindi in questo caso, se volessimo rappresentare questa città come un grafo, questo grafo avrebbe quattro nodi A, B, C, D, sette archi che corrispondono a sette ponti, e vedremo che tra il nodo A e il nodo B ci sono due archi, l'arco che rappresenta il ponte A e l'arco che rappresenta il ponte B. Quindi in questo caso sarebbe un grafo, un multigrafo, non sarebbe un grafo semplice. Dipende ovviamente dal tipo di problema. Poi possiamo avere degli archi strani, parzialmente degeneri, no? Archi che abbiano dei cappi, un cappio, no? Un loop. C'è un arco in cui il nodo di partenza e il nodo di arrivo coincidono.
Allora ho detto che un arco è una linea che collega due vertici. Non abbiamo mai detto che i due vertici devono per forza essere distinti. Allora, può darsi, no, che nel nostro grafo non capiti mai, per la natura del problema, di avere un cappio, un loop, un nodo che è collegato a se stesso, oppure può darsi che invece sia importante conoscerlo. E quindi abbiamo anche qua due categorie di grafi, quelli con o senza loop. Quelli con i loop vengono chiamati normalmente pseudografi. Un pseudografo è un grafo che può avere archi multipli e anche dei loop. Vabbè, sono semplicemente definizioni queste. Come dicevo, la maggior parte dei problemi li risolveremo sui grafi semplici, però ci saranno dei casi in cui abbiamo bisogno di grafi un pochino più complicati. Quindi in realtà non stiamo descrivendo un oggetto matematico, il grafo, ma una famiglia di oggetti matematici che hanno caratteristiche leggermente diverse, ma molte comuni. Altra caratteristica, sempre relativa agli archi, è il fatto che possano o non possano essere orientati. Il grafo può essere un grafo non orientato, in italiano lo chiamiamo così, non orientato, non c'è una parola, undirected, quando gli archi non hanno associati in sé nessuna direzione. I due ponti, cioè due pezzi di terraferma, sono collegati oppure no. Ma quando so che sono collegati, dire che, torniamo ai nostri ponti, che A è collegato a B oppure che B è collegato a A è la stessa informazione. Non c'è informazione. Se non ci sono dei sensi unici nei ponti, non mi importa sapere in che direzione lo sto attraversando. Sono collegati, punto e basta. Mentre invece ci sono dei problemi in cui interessa anche la direzione, perché magari in alcune direzioni posso andare, ma nella direzione inversa no. Allora, qua si distinguono tra grafi diretti. Un grafo diretto è un grafo nel quale gli archi possono avere specificata una direzione o anche tutte e due le direzioni. Quindi in questo grafo diretto ho un arco che va da questo nodo in alto a questo a sinistra e solamente in questa direzione, è diretto da questo nodo verso quest'altro. Mentre invece quest'arco qua sotto, che collega i due nodi laterali, ha le due direzioni. Quindi quell'arco può essere attraversato concettualmente in entrambe le direzioni. Poi c'è un sottocaso di un grafo diretto, che in realtà è un sottocaso più frequente, che è il grafo orientato. Un grafo orientato è un grafo diretto in cui però non esistono frecce doppie. Quindi la differenza è che tutti gli archi hanno una direzione, ma nessun arco ha contemporaneamente le due direzioni. Questo è utile in particolare quando sto descrivendo degli schemi di distribuzione, no? L'acqua che fluisce da tra varie città, dei fiumi, vanno in una direzione ben specifica, non ha senso che possa andare in direzione diversa. Una centrale elettrica che distribuisce energia in un certo modo. Allora, molto spesso i grafi orientati hanno anche la possibilità di specificare per ogni arco una quantità associata. Allora, in questo caso, una quantità di un flusso di qualche cosa che viene trasportato, no? Fisicamente o concettualmente, può anche essere informazione, non necessariamente sono oggetti fisici. Allora, in questo caso, si chiama una rete, o spesso una rete di flusso, un grafo orientato con delle etichette, con dei numeri, con dei pesi, li chiameremo tra un secondo, su ogni arco. Allora, i due modelli più semplici sono il grafo non diretto e il grafo diretto. Poi questi di destra, i due di sinistra. Quelli di destra sono dei casi particolari, no? Dei precedenti, che in alcuni sottocasi si possono trovare. Un grafo diretto in qualche modo dentro all'anima del multigrafo, perché avere un arco con le due frecce equivale ad avere un arco che va e un arco che torna. Quindi dal punto di vista poi algoritmico
avere un grafo diretto, avere un multigrafo orientato sono la stessa cosa, dipende da come lo vogliamo vedere. Poi possiamo anche avere, come dicevo, gli archi o i vertici, non è detto che siano tutti uguali, tutti indistinguibili, no? Per ciascun arco posso avere delle caratteristiche speciali. E allora quello che posso fare è avere un'etichettatura. Matematicamente etichettare significa semplicemente mettere un numero, un valore. Per noi, poi, quando vedremo la parte di programmazione, significherà avere una serie di proprietà, quindi ogni nodo, ogni vertice sarà un oggetto che ha delle sue informazioni associate. E l'etichettatura la possiamo fare sia sugli archi, sia sui vertici, separatamente, indipendentemente. Quindi posso avere un grafo non etichettato, o un grafo etichettato sugli archi, quindi ogni arco ha un'etichetta, un nome, un numero, un valore, oppure un arco etichettato sui vertici. Sui vertici la metteremo quasi sempre l'etichettatura, perché così smetteremo di dire il vertice che sta a sinistra, questo qui, quello là, li chiameremo per nome. Un arco tra il vertice 2 e il vertice 3. Aiuta anche, se non altro, a riconoscerli. Normalmente quando si parla di etichettatura, le etichette sono tutte diverse tra di loro, no? Da un nome all'oggetto. Mentre invece quando si vogliono identificare gli archi e i vertici a seconda di una certa serie di gruppi a cui possono appartenere, si parla di solito di colorazione. Quando parlo di uno dice: che differenza c'è tra il vertice 1, 2, 3, 4 e il vertice rosso, giallo, verde, blu? E la differenza è che in un grafo etichettato, ogni vertice, etichettato sui vertici, ogni vertice avrà un'etichetta diversa da tutti gli altri, unica, univoca. Mentre invece in un grafo colorato potrò avere vertici diversi che hanno lo stesso colore. Quindi uso il termine etichetta o il termine colore a seconda che io voglia o non voglia, no, l'unicità dell'etichettatura. E anche qua posso avere dei grafi colorati sui vertici, colorati sugli archi, o entrambi, vabbè, ovviamente. La colorazione dei vertici, tra l'altro, è stato un problema molto difficile. Il famoso problema che adesso è stato dimostrato, ma per anni è stato chiamato la congettura dei quattro colori, non so se l'avete già sentito nominare. Dice che adesso non è più una congettura perché è stata dimostrata, quindi possiamo chiamarlo il teorema dei quattro colori. Dice che in qualunque cartina geografica sono sufficienti quattro colori per colorare gli stati. Banalissimo da capire, ci hanno messo 200 anni a dimostrarlo, e non sono riusciti a dimostrarlo solamente per via matematica, ma hanno dovuto aspettare che per via matematica hanno costruito tutta una serie di possibili casi, famiglie di cartine geografiche, e che poi si sono dovute verificare esaustivamente con col calcolatore, provando tutti i casi possibili con un computer. Quindi qualunque cartina geografica che corrisponde a quello che chiamiamo un grafo planare, cioè una cartina geografica la posso disegnare su un foglio 2D bidimensionale, quindi non ci sono cose che si sovrappongono, che si incrociano, due stati adiacenti si confinano affinché la cartina sia leggibile. Quando due stati confinano devono avere colore diverso. Allora, con tre colori non posso disegnare una qualunque cartina, ci sono cartine in cui a un certo punto non so più che colore dare, ma quattro colori sono sufficienti per qualsiasi cartina al mondo, geografica. Quindi, ovviamente, lo stesso colore lo posso riusare su uno stato un pochino più in là della cartina, un pochino più lontano, l'importante è che non confini con quello precedente. No? Quindi, per questo la colorazione ammette, no? Usato poi questo termine colore proprio per legarsi al motivo per cui hanno cominciato a pensare che era quello del problema della congettura dei quattro colori. Ok, adesso andiamo un pochino più sul, come dire, un pochino più sul formale, no? Perché finora abbiamo visto dei disegnini, anche difficili da spiegare a parole, no? Era facile da vederlo, però. Allora, diamoci una definizione più matematica. Allora, un grafo, e partiamo dal grafo diretto, che in realtà è il caso più generale. Il caso del grafo non diretto è un caso particolare in cui tutti gli archi hanno entrambe le direzioni, quindi
poiché ogni arco ha entrambe le direzioni, non le rappresento neanche perché sono sottintese. Mentre invece un grafo diretto ha più informazione, perché per ogni arco devo anche dire la direzione. Quindi questo è il caso più generale. Allora, un grafo è una coppia di due insiemi, V ed E. Un grafo che è chiamato G, matematicamente è una coppia di un insieme V e un insieme E. L'insieme V è un insieme di vertici, un insieme di elementi che chiamo vertici. L'insieme E è un insieme di archi, dove ogni arco è un sottoinsieme del prodotto cartesiano dei vertici con se stesso, ossia una relazione tra i vertici, tra coppie di vertici. Ok? Ci ricordiamo questa notazione, cosa voleva dire? Io prendo tutte le coppie di vertici, tutte quelle possibili immaginabili, e ne identifico un sottoinsieme. Questo sottoinsieme è il sottoinsieme di archi, cioè corrisponde a tutte le frecce da un vertice a un altro vertice. Il prodotto cartesiano è un'operazione non commutativa, e questo mi spiega che perché ci sono queste frecce orientate. Ho un vertice di partenza e un vertice di arrivo per ogni elemento della relazione. Non posso scambiare tra di loro, cambia il significato. Ok? Quindi questa definizione semplice è la definizione che mi porta a un grafo diretto. Posso avere una freccia sola, posso anche avere entrambe le frecce, nessuno mi vieta di avere i due archi che vanno da A a B e da B ad A, entrambi. Posso avere dei loop in questo caso, perché nessuno mi vieta nel prodotto cartesiano di prendere due volte lo stesso vertice. Il vertice 3 col vertice 3, quindi definisco un loop. In questa definizione non posso avere un multigrafo, se lo definisco così. Questo è semplice, non è un multi, perché E è un insieme. E se è un insieme non può contenere elementi ripetuti. Quindi l'arco che va dal vertice 1 al vertice 3, o c'è o non c'è, non può esserci due volte in un insieme. Ma sarebbe necessario che fosse non un set, ma un multiset per poter rappresentare un multigrafo. Beh, questa è la definizione classica, G uguale VE, vertici e archi. Quindi prendiamo un grafo orientato, anzi diretto qualunque, arbitrario, con questi sei nodi, no? È un grafo, anche se a occhio direte no, sono due, no, è uno solo che però ha dei pezzi staccati, no? Nessuno ha detto che deve essere tutto attaccato a un grafo. È un insieme di sei vertici, quindi l'insieme V dei vertici è fatto di 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementi. In questo caso ho anche un loop che non è vietato, e questa è una è la rappresentazione matematica di questo grafo che ho disegnato sotto. Quindi l'insieme V dei vertici è l'insieme che contiene i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'insieme E è un insieme di coppie, prodotto cartesiano di due elementi, e ciascuna coppia rappresenta un arco. Quindi c'è l'arco che va da 1 a 2 in quest'ordine, il loop che va da 2 a 2, quello che va da 2 a 5 è questo, da 5 a 4 è questo sotto, poi ho anche l'arco da 4 a 5 che va dal 4 verso il 5, vedete che avete le due frecce, 4 1 va verso l'alto, 2 4 è questo qui, e poi abbiamo un 6 3 che è quest'arco che dal 6 va verso il 3. In questo caso è un grafo che ha 1 2 3 4 5 6 7 8 archi, 6 vertici e 8 archi orientati. Nel caso di un grafo non diretto, non orientato, lo rappresentiamo nello stesso modo, ma ricordiamoci di intendere l'insieme E come coppie non orientate. È un concetto un po' debole matematicamente, ma vuol dire che se io ho la coppia 3-2 non accetto di avere anche la coppia 2-3, perché interpreto già la coppia 3-2 in modo duale, no? Posso contemporaneamente
pensare che vado da 3 a 2 e da 2 a 3. Quindi ad esempio lo stesso grafo, o un grafo simile, se lo rappresentassi in modo come, se sapessi che è un grafo non orientato, lo posso rappresentare in questo modo, ovviamente devo leggere l'insieme E in modo leggermente diverso, quindi l'insieme di vertici è lo stesso, gli archi sono 1, 2, in questo caso no, mi hanno detto che è un grafo non orientato, quindi non devo leggerlo un grafo, un arco che va da 1 a 2, ma è un arco tra 1 e 2, che collega 1 e 2, in entrambe le direzioni, se vogliamo parlare di direzione, ma in realtà in un grafo non orientato le direzioni non esistono. Dico solo che questi due sono collegati oppure non sono collegati. Quindi un grafo tra 1 e 2, un grafo tra 2, un arco, pardon, tra 2 e 5, un arco tra 5 e 1, che è questo qua di diagonale, e l'altro arco solitario tra 6 e 3. In questo caso abbiamo anche una nomenclatura, no? Dove si dice ad esempio sull'arco, l'arco 1 e 5 è un arco adiacente ai vertici 1 e 5, così come si dice che il vertice 5 è adiacente agli altri vertici. Quindi questo termine adiacente lo usiamo principalmente sui vertici, per dire quali sono i vertici vicini al 5, collegati al 5, tecnicamente diciamo adiacenti al 5, il 2 e l'1. E questo arco è un arco incidente sui vertici 1 e 5. Cioè tocca, si appoggia su quelli due, a volte si dice anche adiacente per quanto riguarda l'arco. Il vertice 4 in questo caso è un vertice isolato perché non ha vertici adiacenti adesso. 3 invece non è isolato perché lui è collegato a 6, quindi non è un vertice da solo isolato. Poi la coppia 3 e 6 se ne sta un pochino da parte, ma sia 3 che 6 non sono vertici isolati. Andiamo avanti con le definizioni. In realtà tutte queste cose adesso ve le sto raccontando di fila, poi le ritroviamo tutte diciamo all'interno delle librerie sui grafi che usiamo, quindi poi poco per volta le useremo. Allora, un vertice può essere collegato a nessun altro vertice, l'abbiamo già chiamato isolato, oppure collegato a un certo numero di vertici. Allora chiamiamo grado di un vertice, il degree di un vertice, il numero di archi che incidono su questo vertice stesso. O, alternativamente, il numero di altri vertici con cui esso è adiacente. Poi possiamo metterci a litigare per decidere se i loop contano o non contano nel grado di un nodo. Dipende dal caso, dall'applicazione, se ci interessa contarli oppure no. Allora, nel caso di un grafo non orientato mi basta solo sapere questo. Io so quanti altri vertici sono a media adiacenti. In un grafo orientato o diretto, invece, ogni arco può avere comportamenti diversi. Può avere un arco che entra e quindi posso contare quanti archi entrano su questo vertice che mi interessa. E lo chiamiamo il grado in ingresso. Oppure posso contare il numero di vertici che escono. Guarda, il numero di archi che escono dal vertice. E questo è il grado in uscita, l'out degree. E quindi ho il grado totale che è la somma, no, del grado in ingresso più il grado in uscita. Quindi nel grado totale ovviamente se ho un arco con due frecce, con due direzioni, mi conta doppio. Perché lo conto sia quando lo conto in ingresso, sia quando lo conto in uscita. Quindi finalmente possiamo dare la definizione di vertice isolato. Un vertice isolato è un vertice con grado 0. Vabbè, questo grado. Quindi questo è ad esempio il grado, no, di ciascuno dei vertici del grafo non orientato che abbiamo visto prima. Grado 1, grado 2, grado 0 solamente per il poveretto nodo 4. Mentre invece per un grafo orientato come può essere questo, dobbiamo separatamente dire qual è l'in-degree e l'out-degree. Quindi ad esempio sul vertice 5 ho un in-degree pari a 2, cioè ho due archi entranti, uno che proviene da 4 e l'altro che proviene da 2, e l'out-degree è pari solamente a 1, è l'arco che esce dal 5 per andare sul 4,
in degree pari a 2, out degree pari a 1. L'unica ambiguità è sull'applicazione della regola al nodo numero 2, che a seconda che contiamo o non contiamo il cappio, se contiamo il cappio lui conta sia come out che come in, esce e rientra, quindi di fatto conta 2. Quindi ad esempio l'in degree, se non conto il cappio è solo 1, perché questo arco che arriva da 1, se conto anche il cappio è 2, perché le frecce entranti sono questa e quest'altra. E idem per l'out degree, se non conto il cappio ne ho 2, se lo conto ne ho 3 di frecce uscenti. Dopodiché il singolo vertice e il singolo arco di per sé ci dicono poco. Cioè il problema dei 7 ponti non lo posso risolvere guardando un nodo per volta. Il problema dei 7 ponti è il problema di una passeggiata, in cui metto una dopo l'altra una serie di archi fino a formare un cammino sul grafo. Quindi parto da proprietà locali, ogni vertice a che cosa è collegato, per costruire delle informazioni globali che lavorano sull'intero grafo. Allora, un cammino è chiaramente una struttura dati più complessa sul grafo, è definito come una sequenza di vertici che parte da un vertice 1 e arriva fino a un vertice n, a patto che per ogni coppia di vertici, questa è una sequenza, quindi è ordinata, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, non è più un insieme, è una sequenza. Per ogni coppia di vertici consecutivi di una sequenza, quindi 1 con 2, 2 con 3, eccetera, deve esistere un arco che le collega. Quindi un cammino parte da un vertice qualunque, come primo elemento della sequenza, poi come secondo elemento della sequenza deve essere un vertice adiacente al primo, nel caso di grafi non orientati, oppure deve essere un vertice raggiungibile dal primo con la direzione giusta, nel caso di grafi orientati. Il terzo vertice deve essere raggiungibile dal secondo, il quarto vertice deve essere raggiungibile dal terzo e così via fino all'ultimo. Questo è un cammino. Nella definizione di cammino non ho detto se lo stesso vertice lo posso usare due volte. In generale sì, io posso avere un cammino che passa più volte dallo stesso vertice. Nel caso in cui invece non passi più volte dallo stesso vertice, quindi tutti i vertici della sequenza sono tutti diversi tra di loro, lo chiamo un cammino semplice. Un cammino semplice è un cammino che non ripassa su se stesso, non si autoincrocia in qualche modo, non si autointerseca. La lunghezza del cammino è definita come il numero di archi di cui il cammino è composto. Quindi il numero di archi sarà pari al numero di vertici meno 1, ovviamente. Se collego il vertice 1 al vertice 2 al vertice 3, di mezzo avrò solo due archi. Ho collegato 3 vertici con 2 archi. Quindi la lunghezza la calcolo contando gli archi, non contando i vertici. Anche perché se nel caso in cui un cammino non fosse semplice, se ci passo due volte da quel vertice non so più come contarlo. Non posso contarlo due volte. E quindi è più sano, non è più sensato anche contare gli archi e non i vertici. Ecco, sulla base dei cammini abbiamo un'altra definizione che ci interessa, è quella di raggiungibilità. Un vertice B è raggiungibile da un vertice A se esiste almeno un cammino da A a B che abbia come primo elemento il vertice A e come ultimo elemento il vertice B, se esiste almeno uno. Quindi so che in qualche modo, se mi trovo nel vertice A, in qualche modo riuscirò ad arrivare al vertice B, se questo è raggiungibile. Se invece il vertice B non è raggiungibile, significa che non esiste nessun cammino che mi possa portare da A a B, dalla situazione in cui sono alla situazione in cui vorrei essere. Un paio di esempi.
sul grafo di prima io ho evidenziato in grassetto questi due archi e questi tre vertici, quindi il cammino è 1, 2, 5. Poiché questo grafo è semplice, avere l'elenco dei vertici è sufficiente per identificare gli archi coinvolti. E questo è un cammino semplice, su un grafo semplice, di lunghezza 2. Poi ci sono particolari tipi di cammini in cui il vertice di partenza è uguale al vertice d'arrivo, cioè ritorno al punto di partenza, come nel problema dei ponti. Il problema non era passare da tutti i 7 ponti, passare dai 7 ponti si riusciva, è che tornare, è che quando li avevi superati tutti ti ritrovi in un posto diverso da quello di partenza. Quindi quello che ti interessava non era solamente avere un cammino che attraversasse una sola volta ciascuno dei ponti. Cammino che in quel caso doveva essere non semplice, perché dovevo per forza passare più volte dallo stesso isolotto, ma che questo cammino fosse anche chiuso, si chiudesse sul punto di partenza. In questo caso lo chiamiamo un ciclo. Un ciclo è un cammino in cui l'ultimo vertice è uguale al primo. Quindi è non semplice, ma solo marginalmente, solamente perché si chiude alla fine. Un ciclo è l'unico caso di un cammino in cui il numero di vertici e il numero di archi sono uguali. Perché normalmente il numero di archi è vertice meno 1, ma in questo caso due vertici coincidono, e quindi ho tanti vertici quanti archi. Possono esistere dei grafi in cui non ci sono cicli. Oppure possono essere dei grafi in cui ci sono cicli, è possibile costruire dei cammini chiusi. Allora, un grafo che non ha cicli si chiama un grafo aciclico. E sono frequentissimi. Tutti i grafi che in qualche modo implicano una gerarchia, pensate a un organigramma, un albero genealogico, qualcosa di questo genere, tu non puoi essere figlio, scusami, non puoi essere il padre di tuo bisnonno. E quindi dove c'è un ordine nelle cose di solito non ci sono dei cicli. Non puoi essere il capo, tu non puoi essere il capo del tuo capo ufficio, no? E quindi non puoi, se segui la gerarchia, se segui un certo ordine, troverai elementi nuovi ma non tornerai mai agli elementi precedenti. Quindi lo catturiamo da questa definizione qua, no? Non esiste nessun ciclo, possono esistere dei cammini ovviamente arbitrari, ma saranno tutti cammini aperti, nessuno è un cammino chiuso, nessuno sarà un ciclo. In questo caso ovviamente questo grafo è ciclico, ha un ciclo, in questo caso 1, 2, 5 e si richiude sull'1. Allora, legato ai cammini, quindi ci sono questi due concetti diversi, di raggiungibilità e di ciclicità. La raggiungibilità mi serve anche per capire se un grafo è tutto d'un pezzo, oppure, come in questo nostro esempio, è fatto di pezzi separati. Quindi se un grafo è connesso. Un grafo connesso è un grafo per cui, comunque scelga due vertici, qualunque, esiste un cammino tra i due. Un grafo non connesso è un grafo, ovviamente, dove possono esistere una coppia di vertici, che ne so, il 2 e il 6, tra i quali non esiste un cammino. Nel caso di un grafo che non sia connesso, posso identificare quelle che si chiamano componenti connesse. Grafo connesso ha una sola componente connessa che lo racchiude tutto. Un grafo che non connesso invece è fatto di più componenti connesse, le quali al loro interno invece sono connesse. In questo caso le tre componenti connesse, questo grafo è composto da tre componenti connesse che sono quelle evidenziate con la linea tratteggiata verde. Una prima componente connessa è fatta dal solo vertice isolato, quindi ogni vertice isolato è sempre una componente connessa a sé stante. Poi ho la componente connessa 1, 2, 5 e ho la terza componente connessa 3, 6.
In questo caso, se volessimo applicare il principio di ciclicità, la componente 3.6 è aciclica, la componente 4 banalmente, trivialmente anche lei è aciclica perché c'è un nodo solo, mentre la componente 1.2.5 non è aciclica perché esistono dei cicli, in questo caso uno bello grosso, bello visibile. Se noi pensiamo a un grafo stradale, no? Se i nodi sono le città e gli archi sono le strade, normalmente un grafo stradale è un grafo non connesso perché esistono le isole. Quindi il grafo stradale, che ne so, della Sardegna è connesso, ma il grafo stradale dell'Italia, che comprende anche la Sardegna come isola, ha diverse componenti connesse. Quella della penisola e quella delle isole. Sono separati, fino a quando non costruiranno un ponte, per la Sardegna e non la Sicilia, per evitare discussioni sul ponte, non saranno mai connessi direttamente dal punto di vista stradale, se quello è il grafo stradale. E quindi dal punto di vista del calcolo dei cammini, eccetera, sono separati, sono da prendere separatamente uno dall'altro. Il problema è che gli algoritmi che usiamo sono un pochino ciechi, non è che possono vedere la cartina e dire vabbè, questi pezzi qua non ci interessano. Se voglio trovare il percorso migliore tra Torino e Venezia non mi interessa Cagliari, e quindi dal punto di vista dell'algoritmo non lo vado neanche a considerare quel vertice, perché sono mescolati insieme, tutti insieme, uno insieme all'altro. Vedete che qua 1, 2, 3 e poi 4 di qua, 5 di là, cioè i vertici nell'ordine in cui li trovo, a meno che io non faccia il lavoro di etichettare le componenti connesse, colorare il grafo con le sue componenti connesse, allora poi è un'informazione che posso sfruttare algoritmicamente, ma se no non è evidente. Come posso fare? Lo impareremo, che per identificare una componente connessa basta fare un'operazione abbastanza semplice che si chiama visita, cioè trovare tutti i cammini che partono da un nodo e arrivano agli altri. Ma questo oggi non ci arriviamo ancora. Il concetto di componente connessa è facile per i grafi non orientati. Per i grafi invece orientati, i grafi diretti, è un concetto un pochino più complicato. E infatti c'è una definizione che si chiama strongly connected, fortemente connesso. Se un grafo è orientato, io non mi posso chiedere, non ha senso chiedersi se è connesso o no, mi chiedo se un grafo è fortemente connesso. Grafo fortemente connesso è un grafo nel quale per qualunque coppia di vertici esiste un cammino orientato, ovviamente, che segue le frecce. Quindi è un pochino più difficile da vedere, perché a volte ci sono dei grafi che hanno, come dire, la parte non orientata che è connessa, ma poi per come sono messi i sensi unici possono esserci dei vertici che non sono raggiungibili da altri e quindi poter non essere fortemente connesso. Adesso, in questo caso, questo grafo, questo fa qui, c'è scritto che è fortemente connesso, però sai, a occhio non è che lo possiamo vedere così, come prima. Ma prima saltava all'occhio quali fossero le componenti connesse. Adesso qua dobbiamo proprio fare la verifica. Allora, da 1 posso andare a 2? Sì. Da 1 posso andare a 3? Non c'è. A 4? Sì, direttamente. Da 1 posso andare a 5? Sì, passando da 4, ad esempio. Poi da 2 posso andare a 1? Sì, passando da 4. Da 2 posso andare a 5? Sì. Da 2 posso andare a 4? Sì. Da 5 posso andare a 1? Sì, passando da 4. Da 5 posso andare a 2? Sì, passando da 4, poi da 1 e poi a 2. Non è banale, bisogna guardarselo, no? E poi da 5 posso andare a 4? Ovviamente sì. Da 4 posso andare a 1? Sì. A 2? Sì. Da 4 a 5? Sì. Quindi è strettamente connesso. Ho verificato tutte le 4x3, 12 combinazioni possibili di grafo, di vertici di partenza e vertici d'arrivo. Se però facessi una piccola modifica, questo grafo, pur essendo ancora connesso nel suo insieme, non è fortemente connesso, perché ad esempio, vabbè, in questo caso è facile da vedere, perché il vertice 4 ha un out degree pari a 0, quindi non avendo archi uscenti è ovvio che da lì non raggiungo nient'altro.
però non è una condizione necessaria. È possibile avere dei grafi in cui tutti i nodi abbiano in degree e out degree diversi, diversi da zero, ma comunque esistono coppie che non sono raggiungibili tra di loro. Quindi questo è già un pochino più complicato da verificare, sicuramente a livello intuitivo non salta all'occhio. Poi altri grafi particolari. Grafi completi. Un grafo è completo quando ha tutti gli archi che potrebbe avere, che teoricamente potrebbe avere. Quindi se è un grafo con due vertici, vabbè, un grafo completo è un arco solo. Un grafo con tre vertici, tutti gli archi possibili sono tre, con quattro vertici io ho, diciamo così, quattro lati e due diagonali, e così via crescendo. E voi mi dite, ma cosa serve un grafo completo? Alla fine, che informazione mi dà? Da solo, niente. L'informazione ce l'ho quando ho dei dati, delle informazioni associate ai singoli archi. Allora, in quel caso, diciamo così, è più frequente di quanto immaginiamo avere voi non ve li ricordate, alla fine negli atlanti geografici, quando esistevano ancora gli atlanti di carta, spesso c'era una tabella, l'atlante stradale, c'era una tabella nelle ultime pagine che ti dava la distanza tra le varie città. No? Quindi una matrice in cui sulle righe, sulle colonne c'erano le città ripetute, e in ogni casella ti diceva, vabbè, per andare da Vercelli a Catanzaro sono tot chilometri, perché non c'era Google che te li diceva sull'istante, sulla richiesta, no? Quindi li calcolavano, non potevi neanche seguire, fare la somma dei numeretti, perché ogni trattino sulla cartina aveva il numeretto di chilometri, no? Ti dava già il risultato. Allora, questo è un esempio di un grafo completo, perché per ogni città ti diceva la distanza rispetto a ogni altra città. Quindi il problema non era se era raggiungibile o no, era raggiungibile. Il problema è con che distanza, qual è il costo di collegare queste due cose. Ok? Quindi ci sono dei problemi in cui io so già che io posso collegare qualunque elemento con qualunque altro elemento. E quindi il grafo di per sé è completo, non ho mosse vietate in un certo senso. Ma ogni mossa ha un costo o un premio diverso. E quindi lo voglio rappresentare sui singoli archi. Quindi un modo per rappresentare queste informazioni. Poi qui ci sono un po' di formulette che ci guardiamo bene dall'imparare, che dicono se un grafo completo con n vertici quanti archi ci sono. Ovviamente n per n meno 1, tutte le coppie possibili se è diretto, la metà se è non diretto, perché mi basta della matrice solamente la metà che sta sotto la diagonale principale. Dopodiché il concetto di grafo completo mi serve anche per stimare un'altra quantità che invece algoritmicamente ci serve, questa, che chiamiamo densità di un grafo. La densità di un grafo, G, è il rapporto tra il numero di archi che ha G e il numero di archi che ha il grafo completo con lo stesso numero di vertici di G. Cioè, io ho un grafo, quello del mio disegnino, che aveva 6 vertici. Quanti archi aveva? Ne aveva 8, li abbiamo contati prima. Un grafo completo su 6 vertici, se quel grafo lì fosse stato completo, quanti archi avrebbe avuto? In quel caso sono 6 per 5 diviso 2, quindi sono 15. Quindi in quel caso la densità di quel grafo era 8 quindicesimi. N per n meno 1 diviso 2, devo calcolare perché non conto il self-loop, altrimenti dovrei fare n per n più 1. Quindi in quel caso ho una densità di 8 quindicesimi, quindi appena sopra il 50%. Mi dà la percentuale di archi che compongono il mio grafo. Perché dicevo che ci interessa? Ma perché dal punto di vista algoritmico avere grafi molto densi
o grafi molto sparsi, che è l'opposto di densi, ci cambia la complessità degli algoritmi, ci cambia anche la scelta delle strutture dati che usiamo. Poi lo vediamo quando parliamo di rappresentazione degli archi. Vabbè, questo è un grafo con densità 1/2, 3 archi presenti rispetto a 6 archi possibili, che sono i 4 lati dei diagonali, fanno 6. Poi ancora archi, ancora grafi particolari. Un grafo, e questa è una definizione che all'inizio ci spiazza sempre, perché è diversa rispetto al senso comune, la seconda. La prima dice semplicemente che un grafo non diretto aciclico, il grafo non diretto, senza frecce, aciclico, senza cammini chiusi, lo chiamiamo foresta. Termine così. Se poi questa foresta, cioè questo grafo non diretto aciclico, è anche connesso, lo chiamiamo albero. E qui sotto ci sono alcuni esempi di alberi. Ognuno di questi figurini, ogni pezzettino connesso, è nel suo piccolo un albero. Qui sono, in realtà sono tutti gli alberi di un nodo 2, 3, 4, 5, 6 vertici. Tutti gli alberi possibili. Quello che va un pochino, no, contro l'uso che facciamo del termine albero è che questi grafi siano grafi non orientati. Noi quando parlavamo di albero dei nodi della scena era ben orientato chi sta sopra e chi sta sotto. L'albero genealogico è un albero orientato. L'albero gerarchico, un organigramma, è orientato. E perché la definizione che ne danno i grafi, che diamo nella teoria dei grafi di un albero, invece fa riferimento a un grafo non orientato? È perché in realtà, lo vediamo in un secondo, un albero lo posso orientare in modi diversi. Quindi quando parliamo di albero, in teoria dei grafi è ancora una componente non orientata. L'importante, l'unica cosa importante è che non abbia dei cicli e che sia connessa. Un albero è la linea di separazione che separa i grafi non connessi dai grafi ciclici. Prendete uno qualunque di questi alberi, togliete un qualunque arco, vi viene fuori un grafo non connesso. Quindi un albero ha il numero minimo di archi che serve per tenere tutto insieme. Se ne tolgo anche solo uno, il grafo diventa non connesso, si stacca. E provate ad aggiungere un arco, qualunque, vi salta fuori un ciclo, sempre. E quindi un albero ha il numero massimo di archi che ti permette di tenere tutti collegati ma non avere dei cicli. Quindi collega tutti in un modo solo, in un modo unico. Se io avessi un ciclo, io potrei avere due collegamenti diversi, due cammini diversi che collegano la stessa coppia di vertici. Quindi un albero è connesso, quindi ogni coppia di vertici è collegata, ma non è ciclico, quindi ogni coppia di vertici è collegata in un solo modo, o un cammino solo possibile, tra ogni coppia di vertici. E quindi è una struttura che mi serve anche per ricordarmi. Magari io ho tanti cammini possibili, pensate al grafo stradale, ma alcuni sono migliori. C'è un modo solo, c'è una sola strada più breve tra due città. Ho tante strade tra due città, ma una sola è la più breve. Quindi quando parleremo poi di cammini minimi, vedremo che l'insieme dei cammini minimi tra ogni possibile coppia di vertici è fatto proprio ad albero. Perché non vado a considerare cammini alternativi se sono più lunghi. Quindi è molto usata questa struttura d'albero proprio perché non ha troppi archi da creare ambiguità a percorsi multipli, non ne ha neanche troppi pochi da creare componenti disconnesse, che andrebbero trattate separatamente. Dal punto di vista algoritmico, non avere dei cicli semplifica il lavoro. Perché non rischio mai, quando attraverso il grafo, di ritrovarmi su un vertice che avevo già visto. Quindi come implementazione mi evito tutta una serie di controlli, non ho bisogno di tenermi, che ne so, l'insieme dei vertici
che ho già visitato per escluderli quando vado a cercare nuovi vertici, perché so già che non li troverò se non è ciclico. Ok, quindi questo è un esempio di albero. Dite, non sembra tanto fatto come albero, è più un cespuglio disordinato, ma la definizione è connesso, è non ordinato, è aciclico, sono obbligato a chiamarlo albero. Se io rimuovo, come dicevo, uno, anche solo un arco, quindi ho tolto i due, diventa una foresta. Se aggiungo anche solo un arco, dovunque lo metta, provate a pensarci, ma non riuscite a trovare nessun punto in cui aggiungere un arco tra due vertici e non creare un ciclo. Quindi si crea sempre un ciclo. Quindi non è più né un albero né una foresta. Poi, avvicinandosi agli alberi che conosciamo un po' di più, quelli che hanno un orientamento, ecco, per dare un orientamento a un albero, in realtà è sufficiente identificare un nodo solo e chiamarlo radice. Un nodo qualsiasi. Potete scegliere il nodo che volete in un albero e chiamarlo radice. Una volta scelto un nodo radice, automaticamente avete indotto un orientamento nell'albero. L'orientamento che va dalla radice verso gli altri nodi. E questo orientamento non è ambiguo, perché non avendo dei cicli non posso avere dei modi delle ordini diversi attraverso cui attraversare lo stesso arco. Quindi in qualche modo definire, quindi ho un albero che di per sé non è orientato. A piacere mio scelgo un vertice. Dico, tu sei la radice. La scelta della radice induce automaticamente un ordine in tutti gli archi. E quindi possiamo usare dei verbi asimmetrici, parlare di nodo padre, nodo figlio, o i rami e le foglie, la radice e le foglie. E parlando in termini genealogici, diciamo che i figli sono quelli più lontani dalla radice e i genitori, i parents, sono quelli più, i nodi più vicini alla radice rispetto al nodo corrente. La radice è l'unico nodo che non ha genitori, non ha un nodo sopra, più vicino alla radice chi c'è di lui rispetto alla radice stessa? Nessuno. E tutti gli altri nodi hanno esattamente un genitore, mentre possono avere più figli. Poi ci possono essere alcuni nodi che non hanno figli, che sono ovviamente quelli, per definizione, visto che non hanno figli non possono andare più avanti, sono quelli più lontani dalla radice. E in questo modo cambiamo terminologia e li chiamiamo foglie. Quindi il nome che si danno ai nodi dell'albero è un misto tra la terminologia genealogica e quella botanica. Il nodo parte dalla radice e arriva alle foglie. E tra i nodi intermedi c'è una relazione padre-figlio, no? Mescoliamo le due cose. Vabbè, ci abituiamo. Quindi, ad esempio, se io scelgo in questo albero questo nodo particolare come radice, allora ho messo leggerine delle frecce a fianco che ci fanno capire automaticamente anche ai nostri occhi, io me lo vedo così, prendo la radice e alzo e vedo, no, parto da lì e vado a vedere in che direzioni devo camminare per raggiungere gli altri nodi. Ma se io sposto la radice, pensate di prendere questo punto e appendere, no, l'albero da quel punto lì, anche questo è un altro insieme di cammini possibili. Vedete che questi due archi vengono attraversati in questo caso dall'alto verso il basso e nel secondo caso invece dal basso verso l'alto. Mentre invece tutti gli altri archi, in questo caso, vengono attraversati nello stesso verso nei due casi. Ma in ogni caso tutti i ragionamenti che facciamo, che abbiamo fatto, continuano a valere. Semplicemente cambia la radice, cambia l'orientamento. I nodi foglie tendenzialmente sono sempre gli stessi, a meno che non metta la radice proprio in una delle foglie, allora diventa la radice e non è più una foglia. Ma è una scelta
che dipende da noi. In particolare, poiché il grafo è connesso, comunque io scelgo la radice e raggiungerò sempre tutti i vertici. Ok, l'ultima aggiunta è quella dei pesi, che in realtà dal punto di vista matematico puzzano un po', no? Storcono un po' i nasi i matematici quando vedono queste cose. In pratica, senza poter mettere dei pesi, i problemi pratici che vogliamo risolvere sarebbero pochissimi. I problemi pratici che potremmo risolvere sarebbero pochissimi. Quindi nel caso dei problemi pratici è normale aggiungere quelli che chiamiamo dei pesi, che sono normalmente dei numeri reali, agli elementi del grafo, tendenzialmente agli archi. È molto raro avere degli archi in cui il peso sia, dei grafi in cui il peso sia associato ai vertici, no? Solitamente sempre sugli archi. Non confondiamo il peso con l'etichetta che abbiamo detto prima. No. Etichettare gli archi significa dare un nome diverso a ciascun arco. O la colorazione, che significa dare una categoria diversa a ciascun arco. Quelli in quel caso sono etichette o categorie finite, predefinite. Un nome univoco oppure una categoria, uno dei colori. Nel caso del peso invece è un numero reale, è un valore aggiuntivo, che non mi serve a identificare l'arco, questo nuovo valore può essere duplicato, non ho un insieme di pesi predefiniti all'inizio, né un vincolo sul fatto che può esserci solamente un vertice con lo stesso peso, no? È semplicemente un valore in più, che mi dice, se non so, se questo è un grafo di trasporti, quanto costa andare da D a E, o quanto costa andare da E a F. Oppure, se questo fosse, che ne so, un grafo di oleodotti, mi dice qual è la capacità in metri cubi al secondo che questo oleodotto può trasportare dal punto D al punto E. Quindi sono in qualche modo attributi dell'entità fisica che è rappresentata dall'arco. Vabbè, questo è un oggetto matematico. Lo si può applicare ovunque, cioè se voi pensate a Facebook, è un enorme grafo, anzi una serie di grafi, un grafo dove ogni utente è un vertice e il grafo delle cosiddette amicizie è un grafo, com'è? Non orientato, perché per come ha fatto Facebook l'amicizia deve essere reciproca. È un grafo che sarà connesso? Non è detto, può anche non esserlo. Possiamo essere un gruppo di 10 persone che ci mettiamo d'accordo, ci creiamo 10 account, ci facciamo amici tra di noi, ma con nessun altro al mondo. Allora, in questo caso ci facciamo una componente non connessa, non escludo che esistano, anzi sicuramente esisteranno, ma il grosso del grafo è sicuramente un grafo connesso. Non orientato, dicevo. Ma non solo, perché su questo grafo poi se ne innestano altri. No? Pensate quando uno posta un'immagine e poi un altro la condivide, un altro ancora la condivide, la condivisione e così via. Allora, in quel caso diventa un grafo orientato, perché c'è un ordine delle condivisioni. Io ho condiviso il tuo, che l'avevi condiviso da qualcun altro e così via. No? Infatti il grafo di Facebook è uno dei più grandi, essenzialmente, no? Da gestire. Pensate ai campionati di calcio. Campionato di calcio è fatto come? A gironi e eliminazione diretta. Pensate ai mondiali, no? Ci sono i gironi che sono sottografi come? Completi. Tutti giocano contro tutti. Quel che interessa sapere è il punteggio.
Un sottografo completo, come dicevo, non interessa dato la connessione, perché le connessioni ci sono tutti, ma il risultato, il peso da dare a quella connessione, il risultato di chi ha vinto. E questa è la fase a gironi, quindi ho tanti sottografi con componenti connesse separate, complete. E poi la fase di eliminazione diretta, che è un grafo ad albero binario. Lo vediamo dal basso verso l'alto, perché le partite le giochiamo in questa sequenza dal basso verso l'alto, ma è un grafo, è un albero binario, binario dove significa che ogni nodo ha esattamente due figli, tranne le foglie. E quindi per organizzare questo usiamo una struttura a grafo. Il motore di ricerca è un altro grafo bello grosso questo, dove ogni vertice, se voi andate a cercare gli articoli di 20 anni fa di Page, Larry Page e Sergey Brin, che sono i due fondatori di Google, hanno fondato Google prima, avevano fatto un dottorato a Stanford, e nel loro dottorato nella loro tesi di dottorato avevano definito un algoritmo che si chiamava PageRank, che è un algoritmo basato sui grafi, che poi è diventato il cuore del motore di ricerca di Google. E come ha definito questo algoritmo? Vedeva l'intero web come un grafo in cui i vertici erano singole pagine, quindi le singole URL, ogni indirizzo era un vertice, quindi se voi immaginate quante pagine web ci sono al mondo, è un grafo che ha il suo bel migliaia di miliardi probabilmente di nodi, e rappresentava un link tra due vertici, scusate, un arco tra due vertici, se una, orientato, se una pagina linkava un'altra. Quindi Google è diventato, rispetto agli algoritmi di ricerca dell'epoca, che ragionavano sul contenuto delle pagine, quindi scrivevo un termine e mi dice se in quella pagina compare quel contenuto, Google ha iniziato a ragionare anche sul fatto che una pagina era linkata da un'altra. E quindi se io ho un link da un'altra pagina che punta verso di me, vorrà dire che la mia pagina viene, tra virgolette, premiata su un'importanza maggiore, e tanto maggiore quanto più importante la pagina che mi linkava. E quindi ho definito un algoritmo ricorsivo che diceva, che calcolava questa misura che allora hanno chiamato PageRank, che è la qualità di una pagina. La qualità di una pagina è data dalla somma della qualità delle pagine esterne pesata per il link, per l'arco che dice la qualità del link. Quindi definiva, è ricorsivo perché io definisco la qualità di una pagina in funzione della qualità delle pagine vicine, ma a loro volta la qualità delle pagine vicine è data dalla somma della qualità delle pagine entranti e così via. Quindi si ripeteva fino a quando. E ovviamente internamente, per fare questo calcolo del PageRank, che è semplice da spiegare e difficile da calcolare, facile da calcolare se ho 10 pagine, difficile da calcolare se ne ho 10 miliardi, hanno costruito un'aziendula. Tanto forse lo sapete, il nome Google da cosa deriva? È una storpiatura di una parola che si chiama Google, che non è come la pronunciava qualcuno, che era un termine matematico per indicare la quantità 10 elevato a 100. Perché il loro obiettivo, quando hanno fondato la società, è: noi vogliamo arrivare a indicizzare 10 alla 100 pagine. Che è già un bel numeretto, se ci pensate, no? Vabbè, poi è facile pensare ai grafi quando parliamo alla logistica, al trasporto, alla navigazione. Trova il percorso minimo. Cacchio. Sembra banale. Però tu pensi di avere un grafo i cui vertici siano tutte le intersezioni stradali d'Italia. Tutti gli incroci, dalla rotonducola all'incrocio con la stradina di campagna più sfigata. E ogni volta che si incrociano due strade ci mette un vertice. E poi l'arco indica il pezzo di asfalto, il pezzo di strada che collega l'intersezione con quella successiva. Poi il navigatore dice: io sono qui, quindi trovami il vertice più vicino al punto attuale, e voglio andare là, in un altro vertice qualunque. E trovami l'insieme di pezzi di asfalto connessi, perché voglio un cammino, voglio che siano connessi uno tra di loro, uno all'altro, su un grafo orientato di dimensioni relativamente sterminate.
Quindi in ogni problema specifico ovviamente c'è un'incarnazione, una personalizzazione del grafo diversa, da un lato orientato, da un lato non orientato. Può essere il grafo del GPS, no, della navigazione, è un multigrafo, perché io posso avere, che ne so, tra due punti c'ho la corsia e il controviale, tanto per capirci, no? Oppure tra due caselli potrei avere il pezzo di autostrada e il pezzo di strada statale che va a fianco, in alcuni casi. Quindi la natura del grafo che uso dipende dalla natura del problema che devo affrontare. Ma poi molti problemi di ottimizzazione, di ricerca ottimale, alla fine sotto hanno una struttura dati che è quella di un grafo. Un altro esempio molto semplice, di mercato. Un mercato lo posso spesso rappresentare come un grafo. C'è una serie di venditori e una serie di acquirenti. In questo caso penso al mercato immobiliare, quindi alle case e alle persone che vogliono comprare le case. E ogni acquirente, quindi da un lato ho le case, dal lato destro ho gli acquirenti. E ogni acquirente può avere il desiderio oppure aver fatto un'offerta di acquisto per una delle case. O più di una delle case. Vedete che il signor A sarebbe contento di comprare o la casa 1 o la casa 2. In questo caso, questo tipo di grafi viene chiamato grafo bipartito, cioè ripartito in due. È un grafo connesso in questo caso, però ho due classi, pensiamo di colorarli in modo diverso questi vertici. Alcuni vertici rappresentano buyer, altri vertici rappresentano house, rappresentano casa. E può esserci un arco solamente tra elementi di categorie diverse. E su questo possono nascere una serie di problemi. Cioè, se io fossi un agente immobiliare, qual è il mio scopo? Quello A, di vendere tutte le case, e B, di massimizzare il profitto. E quindi, avendo tutte le offerte di acquisto, tutti gli interessi di acquisto, a chi vendo la casa 3? No, è facile. A chi vendo la 2 è un pochino più difficile. No, perché la potrei vendere ad A, ma allora chi mi compra la 1? La potrei vendere a C, allora chi mi compra la 4? Vabbè, questo grafo è piccolo, quindi non si riesce a vendere tutto a tutti. Quindi è un altro, diciamo, tipo particolare di grafo, non di quelli che abbiamo visto prima, perché questo è bipartito, è particolare, però appunto su questo posso definire dei problemi di ottimizzazione di mercato. Adesso, parliamo di mercato, c'è il problemino, il rompicapo che si usa di più, che è quello di avere 10 uomini, 10 donne su un'isola deserta e come li accoppi, no? Al meglio, sapendo che ogni uomo ha una preferenza per le varie donne, anche le donne hanno una preferenza diversa per i vari uomini, quindi in questo caso addirittura orientato, la preferenza dall'uomo verso la donna e dalla donna verso l'uomo, e come combini il matrimonio al meglio tra queste 20 persone, che è una variante di questo problema qua, ovviamente. È un'istanziazione diversa. Questo è un altro tipo di grafo, questa immagine qua è tratta da un articolo in cui c'erano dei signori che studiavano la distribuzione, la progettazione dei canali di distribuzione dell'acqua. Cioè loro dicono, io ho una diga, che è una riserva d'acqua per i momenti di siccità, devo coprire un certo numero di città e quindi devo costruire degli acquedotti. A seconda del percorso che deve fare un acquedotto avrò un costo diverso, oltre al fatto che deve andare sempre in discesa. Allora, se devo coprire un certo numero di città, qual è la combinazione migliore di acquedotti che posso fare? Cioè dal bacino posso andare direttamente verso questa città, oppure faccio un acquedotto solamente verso questa sotto e poi da lì porto acqua verso l'altra? Mi costa meno fare così e così o così e così? Beh, poi bisognerebbe conoscere le pendenze per sapere cosa è fattibile e che cosa no. Quindi in questo caso risolvo un problema sui grafi diverso, che chiamiamo minimum spending tree. Cosa vuol dire? Vuol dire un cerco all'interno del grafo che potenzialmente è completo.
potenzialmente io potrei costruire acquedotti tra qualunque coppia di città. Io voglio costruire il numero minimo di archi, però, di ponti, di acquedotti, che colleghi tutte le città. Allora mi serve un albero. Un albero collega tutti senza avere degli archi di troppo. Oltre al fatto che un ciclo l'acqua non me lo fa, perché va in discesa, no? Tra nei disegni di Escher l'acqua non torna mai al punto di partenza. Quindi un ciclo, scusate, un albero che abbia il minimo costo, in cui la somma di alberi ne posso fare tanti, dato un grafo. Cosa faccio? Come faccio a fare un albero? Comincio a cancellare archi fino a quando non mi spariscono tutti i cicli. A seconda degli archi che, ovviamente facendo attenzione a non rendere disconnesso il grafo. Quello che mi interessa è lasciare la combinazione di archi che faccia ancora un albero, che lasci connesso il grafo e che abbia il costo minimo. Il costo in questo caso non è il numero di archi, ma è la somma dei costi dei singoli archi, il costo di costruzione dei singoli tratti. Quindi questo è un problema comune a tutti i tipi di reti di distribuzione, acqua, elettricità, gas, eccetera, ma anche reti di distribuzione di beni, di merci, un magazzino centrale, che ne so, di Amazon che si trova a Piacenza, e poi come distribuisco le merci, che poi significa quali rotte di autobus o di aerei, no, devo mettere in campo, devo finanziare, quanto mi costano in funzione di poter raggiungere qualunque località, in un certo senso. Quindi sono tutti problemi che sembrano molto diversi, ma poi si riconducono a una manciata di problemi base sulla teoria dei grafi. Questa è una pagina, rimanendo nel marketing, di Google Analytics, no? Che è una funzionalità di Google che permette di analizzare le visite degli utenti sul nostro sito web. E ti dice, guarda, la maggior parte dei tuoi utenti va su questa pagina, poi ci sono quest'altra pagina, ma da questa pagina abbandona il sito, mentre invece da questa pagina c'è una piccola percentuale che va a vedere quest'altra pagina e poi va a vedere quest'altra, ma quest'altra è raggiunta meglio da qua che arrivava da quest'altra, e così via. E qui a sinistra hai le fonti, cioè quanti ti hanno trovato grazie al motore di ricerca, quanti ti hanno trovato attraverso Facebook, quanti ti hanno trovato attraverso un link diretto, eccetera, eccetera. Quindi referral, chi ti ha mandato il cliente, in qualche modo l'utente. Quindi anche questo è un grafo dove i vertici sono le pagine del tuo sito, poi un po' di vertici in più che sono le fonti del traffico, che sono colorate in modo diverso, quindi anche una colorazione, e poi gli archi mi dicono qual è la percentuale di traffico web che collega, che statisticamente, dato una pagina, quanti utenti vanno su quella pagina successiva, oppure su una pagina diversa, oppure abbandonano il sito. Questo rosso qua sono gli utenti che abbandonano. E su questo fanno la campagna di marketing, e fanno la progettazione dei siti per massimizzare il numero di utenti che, no, vedono una certa porzione della tua offerta, ad esempio. E questo è un altro esempio disegnato diversamente della stessa informazione di prima, cioè le varie pagine, qual è la probabilità che un utente, o la frequenza statistica con cui un utente via da una pagina all'altra. Questo è un grafo chiaramente orientato e pesato. E così via. Noi lavoreremo parecchio poi nelle prossime settimane, ad esempio, su grafi. I grafi stradali sono troppo complicati. Ci accontentiamo di lavorare sui grafi ferroviari, ferrovie metropolitane, che sono un pochino più semplici perché hanno dei punti, cioè i vertici sono meno perché sono le stazioni, sono le fermate, e non ogni singolo incrocio, che renderebbe veramente enorme l'elaborazione. Va bene, vabbè, vi lascio di fare l'intervallo su questa immagine di qualche anno fa, quindi adesso è cresciuto molto, di come potrebbe essere il grafo di Facebook se lo dovessimo disegnare. Nell'ora successiva impariamo a programmare con una libreria che useremo per lavorare sui grafici.